27 agosto 1975, muore Haile Selassie. Tafari Makonnen, questo è il suo vero nome, era nato il 23 luglio 1892 nella zona orientale dell'Etiopia, il paese africano di cui fu imperatore per un quarantennio. Figlio di principe, compì gli studi con precettori francesi, riportando eccellenti risultati e divenendo ispiratore per i giovani modernisti, riuscendo infine a portare l'Etiopia nella Società delle Nazioni. Primo sovrano a visitare paesi esteri, nel 1930 aggiunse al titolo di Negus, re, quello di imperatore, con l'appellativo Haile Selassie, potere della Trinità. Superata in esilio l'invasione italiana ad opera del regime fascista, concesse una nuova costituzione in cui era prefigurata l'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge e si dedicò a costruire rapporti internazionali sempre più stretti per istituire l'Organizzazione per l'Unità Africana. Ma carestia e disoccupazione spinsero segmenti dell'esercito a cavalcare la protesta popolare, sfociando nel colpo di Stato del 12 settembre 1974. Tradito dai militari, l'uomo che aveva abolito la schiavitù, sconfitto le truppe di Mussolini in Abissinia, 225esimo discendente di Re Salomone e della regina di Saba, viene trascinato fuori dal palazzo reale ed esce di scena per sempre.